L'infinito è una delle poesie più celebri di Giacomo Leopardi, che la scrive negli anni della sua prima giovinezza a Recanati, sua città natale. Le stesure definitive risalgono agli anni 1818-1819, quando il poeta ha 21 anni. La lirica è composta da 15 endecasillabi sciolti e appartiene alla serie di scritti pubblicati nel 1826 con il titolo Idilli. L'Ermocolle non è un luogo immaginario. È infatti il monte Tabor, più conosciuto come il Colle dell'Infinito, cioè il colle di Recanati che si affaccia verso sud. La siepe che impedisce la vista dell'orizzonte è l'ostacolo percettivo che permette la fuga della mente dall'esperienza immediata dei sensi. Di là da quella, ci dice il poeta, si celano spazi senza limite, silenzi profondi e pace assoluta, portatrice di sgomento e indizio di quell'eternità a cui il poeta viene condotto dall'improvviso stormire del vento tra le fronde, che lo fa naufragare e lo porta a diventare un tutt'uno con l'universo. Così, tra la minaccia del silenzio, nei versi sovrumani silenzi e profondissima quiete, e la presenza sonora della natura, nei versi è come il vento odo stormir tra queste piante, il pensiero afferra l'inafferrabilità e l'universalità dell'infinito, superando il momento contingente. Col termine infinito il poeta si riferisce al futuro, mentre il muro è ciò che divide il presente dal futuro e lascia soltanto immaginare quale possa essere il nostro fato. Ogni essere umano può tentare di cogliere l'infinito, che procura da un lato un profondo benessere, quindi sempre caro, riferito all'Ermocolle, ma anche un senso di pauroso sgomento. Bene, questo è tutto. Per video più approfonditi su questo argomento o argomenti simili, date un'occhiata al mio canale YouTube Non Puoi Non Saperlo, dove troverete anche oltre 1000 video per la maturità e non solo. Su Amazon trovate invece i miei riassunti. Un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi, alla prossima!